sulle frequenze di Stadio Radio il presidente dello Sporting Catanzaro, Domenico Tarantino. Presidente, buonasera. Buonasera a voi. E allora partiamo prima dalla cosa bella, perché poi purtroppo la cosa brutta ormai la conosciamo tutti. Partiamo dalla cosa bella, una vittoria in trasferta che sicuramente galvanizza il suo team, la sua squadra, ottenuta su un campo non semplicissimo. Basti pensare insomma che la Rombiolese è guidata da uno degli allenatori più esperti della categoria. Sì, assolutamente sì, è stata una gara, sapevamo che incontravamo una squadra abbastanza organizzata, così è stato, la partita è stata equilibrata fino alla fine, il risultato insomma parla chiaro di un 1-2, quindi alla fine diciamo non era facile, però i ragazzi avevano la giusta concentrazione, volevamo riscattare comunque il passo falso fatto mercoledì in casa contro l'Archi. E alla fine ci siamo riusciti con diciamo una buona prestazione sia dal punto di vista tecnico-tattico ma soprattutto mentale, che era quello che forse ci è mancato mercoledì. E invece parlando della questione legata allo stop del campionato, quello che le chiedo, qual è lo stato d'animo del presidente di una squadra che comunque nell'impostare la stagione ha dovuto anche far fronte a una pianificazione economica relativa alle misure di sicurezza da applicare per partire? Sì, lo stato d'animo sicuramente non è felice, perché comunque, come hai detto bene tu, durante l'estate insomma abbiamo lavorato per cercare di programmare una stagione già di per sé difficile. Io sono convinto e mi auguro che comunque questo sia soltanto uno stop temporaneo, che comunque voglio dire, dopo questo calo, spero che ci sarà un calo di contagi che comunque ci consenta poi che diciamo la possiamo riprendere il campionato, però sicuramente dobbiamo pensare prima di tutto a quello che è la salute, a quello che è diciamo il bene primario insomma in questo momento. Noi dobbiamo per forza di cose accettare queste decisioni, cercando di rispettare il più possibile le regole affinché poi possa svanire per sempre questo problema e quindi possiamo poi dedicarci di più a quello che è comunque questo nostro sport, questo nostro divertimento. Purtroppo non siamo felici, però dobbiamo avere l'intelligenza di accettarlo e collaborare con chi comunque governa. E certo, non si può fare diversamente. Presidente, l'ultima domanda che le faccio, secondo lei dal momento in cui si potrà ritornare a fare l'attività ordinaria, quanti giorni ci vorranno per fare un richiamo di preparazione? Perché è chiaro che se il 24 si riprende, il 29 è difficile già essere in campo in maniera credibile quantomeno. Sì, questa è un'osservazione che abbiamo fatto poco fa anche con lo staff tecnico, subito dopo il post gara. Il discorso bisogna capire, io adesso non ho letto bene diciamo il DPCM perché... Allenamenti individuali. Sicuramente se loro aprono il blocco nel 24 avremo bisogno almeno di 15 giorni prima di poter rimetterci in campo, perché comunque l'allenamento individuale è una cosa, certo. Ma il calcio sappiamo benissimo che è uno sport di squadra, quindi credo che almeno due settimane prima di poter giocare la prima gara ufficiale ci vorrà. È il minimo che serve per poter fare le cose per bene. Io penso e mi auguro che magari il 24 è chiuso, magari se i contagi scendono magari ci possono aprire quantomeno consentire gli allenamenti di squadra qualche settimana prima. Sì, posto che il presidente Mirarchi poco fa ha detto che ci sarà il margine per rimettersi in carreggiata. Presidente, grazie per essere stato con noi e a sentirci presto. Grazie a voi, grazie. Buona serata.